Avviso. Non rifare quello che vedrete nel video. Il video è girato da professionisti. Buona visione. Ecco il molestatore anziano. Dicevo, allora in questo caso il molestatore sono io, un po' anziano, un po' gobbo, arrivo, vado alla ragazza. La ragazza non deve neanche aspettare, già mi dovrebbe colpire che è il molestatore. Io vado lì e faccio... Ciao! Allora, il molestatore in questo caso è un molestatore un po' cupo, col cappuccio, si avvicina, va dalla ragazza, la tocca in faccia, che è la cosa più fastidiosa, no? Ciao, carina! E lei ovviamente mi dà un cazzotto sulla costola, che gli avevo detto addominali, però mi ha presa la costa, però va bene. Io mi sono piegato, tu che fai? Qua, ecco. E ovviamente avendo accusato, qua me ne dai un altro qua in uscita e io me ne vado. Questo è il caso in cui io passo e ci sono delle ragazze, io mi stavo facendo affari miei, però una ragazza mi provoca e io faccio "Andedi!". In quel caso la sua amica praticamente mi colpisce per evitare che io potessi molestare la sua amica. Solitamente, se qualcuno nel 2016 vi chiede l'ora, probabilmente è un molestatore. L'ho già spiegato nei vari corsi precedenti, perciò una ragazza o due ragazze sole che ricevono la visita di un molestatore se ne accorgono dal fatto che questo gli chiede l'ora nel 2016. Allora io vado da due ragazze. Ciao ragazze, sapete che ora è? Sarà un molestatore. La pronta reazione ha fatto sì che la ragazza non venisse molestata. Se il molestatore è colui che chiede l'ora, lo fa anche in maniera molto gentile, perciò le ragazze devono stare molto attente a uno che nel 2016-2017 chiede l'ora per strada. Guardate, loro sono ragazze abbastanza ingenue e ci cadono. Scusate ragazze, che ore sono? Sono le 6. Che bella scena. Guarda qua in mezzo alle cosce, vedete? Il molestatore le ha praticamente distratte, riuscì a vedere una scella e in mezzo alle cosce di quell'altra praticamente, con un sol colpo. Invece l'esecuzione corretta era questa, io arrivavo, scusate ragazze, che ore sono? Il colpo era molto forte, io poi sono tenuto perché c'ho una protezione sotto. Però se non avessi messo questa protezione che è in lega di titanio, avrei comunque accusato e sarei andato per terra. Spesso i molestatori possono essere anche coloro che guidano le ambulanze, approfittano della loro posizione per far finta di soccorrere delle ragazze e magari tardi. Allora in questo caso il molestatore si avvicina alla ragazza, scusa ragazza, ti senti poco bene? Spesso il molestatore ha delle sembianze anche diverse dal molestatore classico, cioè il ciccione bavoso, porco e schifoso. Spesso può essere anche un bel ragazzo muscoloso, un bel ragazzo comunque sudamericano, un bel ragazzo con il modo di dire, un bel ragazzo classico. Perciò se anche quattro ragazzi di un certo aspetto, muscolosi, belli, vi si avvicinano e vi chiedono scusate qui il concerto, anche lì dovete comunque colpirli. Le ragazze che non sono stupide, che hanno fatto il corso ovviamente, sono sicure di loro stesse, perciò possono stare qui al concerto. Allora spesso il molestatore potrebbe essere anche straniero, magari un bel ragazzo, un attore di Hollywood, eccetera, come il Bono. E lui spesso ha sete. In questo caso il molestatore si avvicina alle ragazze, un bel ragazzo, parla spagnolo. Puoi usare l'acqua? No. Vedete? Cazzo di addominali d'acciaio questo, ha preso un cazzottone e non si è manco piegato. Allora, un altro molestatore può essere ad esempio un bel ragazzo, alto, muscoloso, anche esso spagnolo, che chiede alle ragazze ovviamente può bere alla fontanella. Ovviamente se chiede alle ragazze può bere alla fontanella è sicuramente un molestatore. L'ha colpito. Vedete, in questo caso anche un ragazzo muscoloso grosso ha accusato il colpo specifico della ragazza che lo ha piegato e è potuta scappare. Spesso il molestatore viene in trasferta a altre città per molestare. Allora se vi chiede un'informazione uno con accento in un'altra città, sicuramente è un molestatore. Abbiamo questo caso per esempio in cui le ragazze sono qui che attendono alla fontanella e il molestatore si avvicina. Beh, se può davvero, però. Vedete, il molestatore parla una lingua straniera e cioè viene subito malmenato dalle ragazze. Se vedete uno che vi chiede un'informazione ed è molto innocuo, in automatico è un molestatore, perciò va colpito in maniera precisa. Scusate, è bagnata? Vedete? In maniera precisa. Non perdete tutti i nostri video. Iscrivetevi.